A 6 giornate dalla fine, Genoa e Bari procedono a braccetto verso la Serie A e non poteva certo essere il big match di oggi a indurre in tentazioni diverse da quelle di un realistico pareggio. Le due squadre infatti manifestano valori molto simili e ambizioni identiche. Per il primato e la Mitropa Cup si deciderà magari allo sprint, ma per ora ogni punto fa ancora classifica in attesa delle certezze matematiche. Il pubblico alla fine non ha gradito troppo. Lo spettacolo di folla era quello delle grandi occasioni, ma tanto fervore emotivo si è lentamente stemperato sul campo in un gioco controllatissimo su entrambi i fronti. Il Bari tiene di più la palla e il Genoa punge maggiormente. A centrocampo lo scontro è fondamentale e sostanzialmente senza vincitori. Le due difese non commettono errori e il pareggio finale è già nell'aria dopo pochi minuti. Gli unici lampi arrivano dal Genoa nel giro di pochi minuti attorno al ventesimo. Prima Nappi si infila in area e grida inutilmente al rigore. Poi è Onorati a dare un pallone delizioso a Gentilini, prontissimo il tiro al volo, ma pronta anche la parata di Mannini. Gentilini ci riprova ancora, ma senza esito. Poi è il Bari che prova a infastidire Gregori, ma non si va oltre l'ordinaria amministrazione, anche se il giovane Carbone ha modo e tempo per mettersi in mostra. La ripresa è decisamente peggiore, non ci si muove dal centrocampo e da qualche tentativo sporadico è assolutamente poco incisivo. Solo Marco Nappi scuote il pubblico rossoblu con una cavalcata delle sue, stoppata al momento del tiro. La partita finisce in pratica con un ultimo guizzo del Genoa. Eranio spedisce fuori di testa un cross di Nappi. È e resta l'unica occasione da gol della ripresa. Il resto è noia e qualche fischio del pubblico. Gli ultimi 20 minuti, pura melina. Neppure l'inserimento di Briaschi al posto di Nappi scuote qualcosa. Scoglio e Salvemini comunque sono contenti così. Inutile rischiare di più, dicono. I punti adesso valgono oro, anche se arrivano attraverso spettacoli poco adeguati a chi ha il palato fine. È a zero, eppure, nonostante la superiorità tecnico-atletica, la vivacità di un gioco più ordinato e meno prevedibile di quello avversario, la squadra di Mazzia ha impiegato 48 minuti e un calcio di rigore, travolgendo però nella ripresa il Padova. La squadra di Buffoni era priva di Camolese, Longhi e Ottoni. È stato comunque un bell'incontro, deciso, veloce, con azioni spettacolari della squadra di casa, orchestrata dal giovanissimo Maspero, un talento da seguire con molta attenzione. Accanto a lui un lombardo che a tutt'oggi può ritenersi, senza esagerazione, il numero 2 o 3 dei tornanti dei campionati di Serie A e di Serie B. La cronaca, dopo appena 3 minuti Cinello entra in area di rigore e viene travolto di tergo dal difensore Donati. Per tutti è penalty, ma non per l'arbitro Felicani. Al 48esimo però è l'1-0, cross di Rizzardi, e nell'area del Padova Cinello viene stretto da due avversari e Lombardo tirato giù da Cavasin. Rigore trasforma Bivi. Nel secondo tempo, in 23 minuti, i grigiorossi chiudono la partita. Al 16esimo lancio di Maspero per Bivi, anticipo di testa di un difensore, riprende Cinello in semisforbiciata e batte Benevelli. È il 2-0. Al 23esimo, sul filo del fuorigioco, Maspero lancia Lombardo, che al momento del tiro viene falciato da Pasqualotto, ancora un calcio di rigore. Dai 11 metri trasforma Cinello, 3-0. Poco impegnato il portiere Rampulla. Con questa sconfitta il Padova esce dalla corsa per la Serie A, mentre per i grigiorossi è iniziato il maggio musicale cremonese. Con un buon calendario finale, questa volta non può fallire. A 6 giornate dal termine del campionato cadetto la situazione rimane ancora fluida. In vetta il tandem Genoa-Bari a quota 44 regola la corsa verso la Serie A, mentre un plotone formato da Cremonese e Udinese, entrambe 39 punti, oltre a Regina, Cosenza ed Avellino, cerca ancora un passaporto. Intanto 24 le realizzazioni in questa giornata, che registra soltanto 3 pareggi, uno senza reti, quello del big match di Genova. E con le immagini siamo al Partenio di Avellino, dove il Messina è riuscito a bloccare i padroni di casa sull'1-1. La formazione di Fascetti, con qualche problema di organico in questo scorcio di campionato, non trova il passo giusto per accelerare la sua corsa. Oggi anzi ha dovuto rincorrere. Sono stati i siciliani, 4 punti negli ultimi 4 incontri, ad aprire le marcature con la realizzazione di Mandelli. Poi è Marulla a riaccendere gli entusiasmi, mettendo in corsa i padroni di casa, che sono ora a quota 35. L'Udinese invece mette a profitto la giornata, riacciuffa all'ultimo momento il risultato e ritrova dopo un lungo periodo di latitanza il suo cannoniere De Vitis. Il 2-1 sul più tranquillo Licata rappresenta una vittoria importante per i friulani, che vanno in gol proprio con De Vitis, al suo 12° centro stagionale. Poi nella ripresa i siciliani pareggiano con la realizzazione di Baldacci e vengono superati in zona Cesarini dal gol firmato da Manzo. L'Udinese sale a quota 39 unitamente alla Cremonese. Per il Licata è la 10ª sconfitta esterna e rimane a 29 punti.
La Regina a quota 38 appare comunque la formazione più in salute in queste ultime giornate. Con la vittoria sulla San Benedettese, la formazione di Scala fa poker. Negli ultimi 4 match raccoglie ben 8 punti e sigla l'11ª affermazione in campionato, mettendo nei guai i marchigiani. 2-1 il risultato, sbloccato da una rete di Zanin. I marchigiani comunque reagiscono e pervengono al pareggio al 24esimo con Valotti. Nella ripresa la Regina irrobustisce le sue giocate e con Sasso realizza il 2-1. La San Benedettese così rimane al penultimo posto in classifica. Anche il Cosenza vuole inserirsi nel discorso di alta classifica e mette la museruola all'Empoli. 2-0 è maturato comunque nel secondo tempo grazie ad una doppietta di Caneo, che nell'arco di 13 minuti chiude il match con l'Empoli. Ora i toscani sono nelle secche della bassa classifica. Dopo 5 pareggi e una sconfitta negli ultimi 6 incontri, il Barletta raccoglie un'importante affermazione sul Catanzaro per 4-1. È un colpo grosso per i pugliesi, che salgono a quota 29 con ben 6 formazioni alle spalle. Vanno a segno per il Barletta Guerrini e Panero nel primo tempo, poi il 3-0 viene siglato nella ripresa da Fioretti. Il Catanzaro reagisce e riesce ad andare in gol con Sacchetti, ma Chirazzoli porta a 4 le realizzazioni, confermando la capacità del Barletta in fase offensiva. I pugliesi infatti hanno realizzato finora ben 35 reti, ma è anche la formazione con il pacchetto difensivo più perforato, 40 reti subite. Boccata d'ossigeno anche per un'altra formazione pugliese, il Taranto, che superando per 2-1 il Brescia, altra formazione a rischio, balza al quart'ultimo posto con 26 punti. L'avvio del match è di quelli difficili, Brescia infatti passa per primo con Savino. Poi una doppietta di Roselli, che trasforma prima un rigore, poi realizza la rete della tranquillità, fa tornare il buon umore ai tifosi locali. Il Monza, altra pericolante, non va oltre il pareggio interno con il Parma, che apre le marcature con la realizzazione di Carlo. Sempre nella ripresa al 24esimo, Gaz riporta in parità il match. L'Ancona, formazione specialista nei pareggi, riesce invece a superare sia pure di misura 1-0 il Piacenza, fanalino di coda a quota 22. Il gol della 6ª vittoria in campionato per i marchigiani lo firma Ceramicola nella ripresa.